Vi ricordiamo una cosa molto importante, che sul secondo canale YouTube uscirà la seconda parte di questi episodi crossover, quindi se qui abbiamo fatto pronostici e fantacabbo, il segno o non segno e la sfida ai pronostici uscirà lì, di conseguenza mi raccomando cliccate qui, andate ad iscrivervi e attivate la campanella così vi arriva la notifica e non perdete il nostro nuovo video. Vi chiediamo almeno 5.000 mi piace su questo video se volete la prossima settimana un nuovo episodio. Detto questo, dagli col video e buona visione. Delicato, delicato? Delicatissimo. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Coccolino. Sì. Addirittura coccolino. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ben ritrovati. Prima di continuare, passate sul link in descrizione per scaricare, ragazzi, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Parliamo di OneFootball. Applicazione completamente gratuita per iOS e Android. Ragazzi, fidatevi di noi e andate a scaricarla se ancora non ce l'avete, perché siamo sicuri che non ve ne pentirete. Detto questo, partiamo innanzitutto con i pronostici di Serie A di questa nuova giornata. Benissimo. E dopodiché andiamo a vedere il fantacabbo. Prima i risultati della scorsa settimana e poi parte la nuova sfida. Vi ricordiamo, ovviamente il fantacabbo è una sfida interattiva, potete partecipare scrivendo la vostra formazione qui sotto nei commenti, ma se avete partecipato la scorsa settimana mi raccomando riportatela per vedere quanti punti avete fatto anche rispetto a quelli che vi diremo noi tra poco. Che stai a fare? Intanto voglio prendere la classifica di Serie A, perché comunque andiamo a fare i pronostici e può esserci tanto d'aiuto. C'è una sfida molto importante e mi viene da dire anche abbastanza decisiva guardando la classifica tra Sassuolo ed Inter. Parlare di sfida decisiva già adesso... Decisiva per l'attuale classifica. Forse è più decisiva per l'Inter, magari, più che per il Sassuolo, perché il Sassuolo sta andando oltre le proprie aspettative. Forse e non ha pressioni. Esatto, e forse è l'Inter che dovesse non uscire con una vittoria dalla trasferta a Sassuolo, in Emilia, quello che è, dite come vi pare, potrebbe risentirne un po'. Assolutamente sì. Noi ci sentiamo di dire che il Sassuolo almeno un gol crediamo lo faccia senza alcun problema, sì. E l'Inter non può restare a guardare, farà gol a sua volta, sì. Mi sento di dire che potrebbe essere una partita da tripla. Su Benevento Juventus abbiamo veramente poco da dire. Ci sentiamo di dire che probabilmente la Juventus vincerà questa partita. Assolutamente sì. Fate ovviamente attenzione al Benevento, perché è una squadra che merita rispetto, lo ha dimostrato, può tirar fuori il coniglio dal cilindro, sì. È comunque una partita che si va a giocare in casa. Benevento che ha vinto l'ultima di campionato contro la Fiorentina, ragazzi. Quindi fate attenzione, ma noi ci sentiamo di dire che la Juventus dovrebbe vincere. Su sì. Atalanta-Verona, ragazzi, potrebbe sembrare una partita scontata, perché l'Atalanta se la gioca in casa, ma non lo è assolutamente. Non lo è per niente, ragazzi. Verona che nell'ultima ovviamente ha perso 2-0 con il Sassuolo in maniera abbastanza inaspettata. Quella precedente l'ha pareggiata pur sempre con il Milan, sì. E Atalanta che viene da due pareggi consecutivi, quindi sta rallentando sicuramente. 0-0 con lo Spezia, 1-1 contro l'Inter. Nonostante questo ci sentiamo di dire che probabilmente l'Atalanta vincerà questa partita, sì. Sul Lazio-Udinese io sinceramente mi soffermerei più di tanto. Lazio che la vedo molto molto in palla negli ultimi momenti. Assolutamente, quindi sì. Probabilmente si porterà a casa questa partita. Ricordatevi però che l'Udinese ha vinto 1-0 l'ultima con il Genoa, ma secondo noi vincerà la Lazio. Esatto. Bologna-Crotone, guardando la classifica ci viene da dire che probabilmente in casa il Bologna vincerà anche con il Crotone. L'ultima sì. L'aveva vinta addirittura contro con la Sampdoria, in trasferta. Vittoria molto importante che potrebbe avergli dato morale. Milan-Fiorentina, ragazzi, questo Milan ha 20 punti, primo in classifica dopo 8 giornate, sta viaggiando veramente a ritmi elevatissimi. Fiorentina invece che nelle ultime tre ha raccolto solamente un punto e due sconfitte. Ultima sconfitta tra l'altro con il nuovo arrivo di Prandelli, che non è bastato a risollevare un pochino la squadra. Assolutamente, motivo per cui ci sentiamo di dire che il Milan dovrebbe vincere senza troppi problemi. Sì. Cagliari-Spezia. Fate attenzione a questo Spezia, perché sta facendo vedere un veramente sì, sta facendo un gran campionato, cose. Sì, assolutamente. Il Cagliari viene da una sconfitta ovviamente contro la Juventus e secondo noi in casa avrà voglia di rivalsa, motivo per cui ci sentiamo di dire che il Cagliari dovrebbe vincere contro lo Spezia. C'è un big match di quelli pazzeschi tra Napoli e Roma, ragazzi miei, fate particolare attenzione, dovrebbe rientrare da titolare
Edin Dzeko. Sì. E noi ci sentiamo di dire che è una partita da tripla. È una partita da tripla, di conseguenza pensiamo che il Napoli un gol lo possa fare e la Roma, dovrebbe rispondere al fuoco nemico. Torino-Sampdoria è... Torino-Samp è una partitaccia, perché di difficile interpretazione. Il Torino va a rincontrare in particolare mister Giampaolo, rincontra il suo passato, la Sampdoria. Quindi vediamo se la Sampdoria riuscirà ad affondare, tra virgolette, definitivamente le speranze del Torino, perché comunque, ragazzi, sta andando male. Male. E la Samp invece con una vittoria riuscirebbe un pochino a rialzarsi, perché nelle ultime partite non sta andando benissimo. Ha perso le ultime due e quella ancora prima l'ha pareggiata 1-1 con il Genoa. Esatto. Deve risollevarsi sicuramente. Si deve risollevare, però una vittoria la proietterebbe, diciamo, verso zone di classifica un pochino più tranquille. Noi ci sentiamo di dire che, ragazzi, guardando questo Torino un po' brutto da vedere, un po' altalenante, seppur con l'Inter insomma aveva cominciato benissimo, o pareggiano o la Sampdoria addirittura può fare il colpaccio. Sì. E infine Genoa-Parma, anche questa è una partita di difficilissima interpretazione. Secondo me peggio di Torino-Sampdoria. Il Genoa viene da 3 sconfitte consecutive. Esatto. Il Parma, che invece nelle ultime 5 non ne ha vinta una. Anzi, scusatemi, guardando il Genoa, nelle ultime 5 ne ha perse 4. E sì, e ne ha pareggiata solamente una. Mentre il Parma ne ha pareggiate 3 e ne ha vinte 2. Motivo per cui noi ci sentiamo di dire che o pareggiano o addirittura il Parma potrebbe fare il colpaccio. Detto questo, segna o non segna? Sì, segna. Fantagabbo. Risultati della scorsa settimana, dopodiché parte la nuova sfida. Sì. Prima vediamo i risultati e poi vi rispieghiamo rapidamente in che cosa consiste, ma credo che ormai lo abbiate capito. Dammi chi sto c'ha meno. Chi importa? Silvestri. Io pure. -2. -2 perché ha subito in maniera abbastanza inaspettata due gol. Uno si poteva aspettare di un gol, lo potrebbe subire, ma insomma addirittura due dal Sassuolo, ma sto Sassuolo sta viaggiando a livelli... Vabbè. Chi c'hai come difensore centrale? Hernandez. +1. Io Biraghi. A me ha fatto assist. A me è stato ammonito -0,5. Bene. Vai sulla sinistra. Veretout, 0. Non ha fatto nulla. Papu Gomez, 0. Poi Jeremy Boga, +3. Io Çalhanoğlu, non ha fatto assolutamente nulla, quindi 0. E in attacco, se non ricordo male, Alvaro Morata. Avevamo entrambi Alvaro Morata, che ha fatto un assist, di conseguenza +1. Quindi vi riassumo brevemente la situazione di questa giornata. L'animaccia sua è riuscito a portarsi a casa la vittoria, la prima vittoria. Io in totale ho fatto -1,5, sì, ovviamente, mentre tu in totale hai fatto +3. Io ero a +13,5, con questo -1,5 vado a +12, ovviamente. Io invece con il +3 di questa giornata, sommato al -15 complessivo totale, delle vai a -12. -12. Siamo 5-1. Per me è la prima sfida che ti aggiudichi. Comincia ovviamente la scalata. Ah sì, al milione, messe Geriscotti. Adesso parte ovviamente la nuova sfida del Fantacampo. Come funziona? Sì. Semplicissimo. Vi diamo delle scelte da fare. Voi, in base alle scelte che vi diamo, dovete scegliere un portiere, un difensore, due centrocampisti e un attaccante. La schierate la formazione come se fosse un classico fantacalcio, ma poi nell'andare a fare i risultati non contano i voti, ma solamente bonus e malus che vi mettiamo qui in impressione. Una volta che avete fatto i risultati, ovviamente riportateli la prossima settimana nel prossimo video, per vedere chi ha fatto meglio tra me e lui, ma anche tra noi e voi. E voi. Detto questo, parte la nuova sfida. Mi raccomando, scrivete la vostra formazione qui sotto nei commenti, ma non modificate il commento se volete partecipare. Cominciamo dai portieri. Scegliete un portiere tra questi. Consigli: Sassuolo Inter, Silvestri Atalanta Verona, Musso Lazio Udinese, Drongoski Milan Fiorentina, Mirante Napoli Roma. Scegliete il vostro portiere titolare per la formazione Fantacampo di questa settimana e scegliete anche un difensore tra questi: Hakimi Sassuolo Inter, Cuadrado Benevento Juventus, Gosens Atalanta Verona, Theo Hernandez Milan Fiorentina, Spinazzola Napoli Roma. Scegliete appunto, e adesso dovete però scegliere anche il primo centrocampista titolare. Locatelli Sassuolo Inter, Barak Atalanta Verona, De Paul Lazio Udinese, Castrovilli Milan Fiorentina, Soriano Bologna Crotone. Scegliete il vostro primo centrocampista titolare, ma lasciate il commento aperto perché state per scegliere il secondo tra Kulusevski Benevento Juventus, Papu Gomez Atalanta Verona, Çalhanoğlu Milan Fiorentina, Lozano Napoli Roma, Mkhitaryan Napoli Roma. E adesso la scelta si fa ardua perché abbiamo messo in mezzo degli attaccanti molto molto particolari.
particolari. Vai. Quagliarella, Torino, Sampdoria, Pavoletti, Cagliari, Spezia, Palacio, Bologna, Crotone, Zazza, Torino, Sampdoria, Scamacca, Genoa, Parma. Scegliete anche il vostro attaccante titolare per la formazione Fantacampo di questa settimana e adesso vi facciamo vedere la nostra formazione. Sono curioso di vedere chi hai scelto in attacco. 3-2-1, vai. Chi è? Cominciamo con Silvestri, Quadrado, Soriano, Mkhitaryan, Scamacca. Scamacca, io invece ho fatto Drongoski, Gosens, Castrovilli, Mkhitaryan e lì davanti Quagliarella. Ah, Quaglia, no, letto al contrario, sì. Sembrava Ninguanguang. Esatto, non capivo perché, leggendo al contrario, capito? Queste sono le nostre formazioni titolari. Quindi, ragazzi, fammi vedere, praticamente solo Mkhitaryan. Solo Mkhitaryan uguale. Detto questo, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i nostri canali, cliccate, attivate le campanelle, profili social, Instagram compreso, tutto in descrizione, contenuti consigliati, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi.